Un ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale, telegiornale che apriamo con un servizio che riguarda proprio la Regione Veneto, ai nostri microfoni il governatore della Regione, Luca Zaia, il quale ci parla di bilancio e ci dice che sono lacrime e sangue per il bilancio regionale. Sentiamo. Sarà pronto tutto per il bilancio e l'approvazione entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Beh, le dico che se confidiamo nel buon impegno del Consiglio, siamo esperti in maratone, quindi il 31 dicembre si chiude tutta la partita e i Veneti hanno un bilancio, la legge di stabilità, dal 1 gennaio. Sarà questa legge Beh, sarà lacrime e sangue rispetto ancora a tagli che abbiamo fatto. Non abbiamo però dimenticato i bisogni dei Veneti e ricordiamo soprattutto che portiamo in eredità una non tassazione di 1 miliardo 159 milioni all'anno. Cioè, il Veneto è l'unica regione che decide di non mettere tasse ai suoi cittadini. Allora, dal governo Renzi, però i tagli più importanti, il taglio delle province, poi vi siete ritrovati sul gruppone il personale, 40 milioni di euro. Guardi, le province non sono sparite e io ho un dato concreto di questa mancata sparizione che alla regione costeranno 40 milioni di euro all'anno. Sono 40 milioni di euro all'anno che togliamo al bilancio dei Veneti. L'economica continua a mordere e i soldi sono sempre meno. Come si riesce a far quadrare i conti rendendo efficiente un bilancio e rendendo efficace le spese per una regione come il Veneto? Guardi, da buoni padri di famiglia, cioè tirando la cinghia, non facendo fare sacrifici a chi non li può fare, non mettendo tasse, siamo l'unica regione che non mette le tasse, ma soprattutto evitando ogni forma di spreco. Prova ne sia che chiudiamo un bilancio in maniera virtuosa e assolutamente lineare rispetto agli impegni con i Veneti. Un 48enne di San Donà di Piave è agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Nel suo computer, scusate, gli agenti della polizia postale hanno rinvenuto circa 5.000 file contenenti immagini di minorenni a sfondo sessuale. L'uomo sarà interrogato sabato mattina dal giudice per le indagini preliminari, a quale spetterà il compito di valutare se vi siano gli estremi per convalidare l'arresto e per emettere una misura di custodia cautelare. E adesso andiamo a San Michele al Taiamento, ai nostri microfoni, il sindaco Codognotto, il quale ci parla di acqua e di LTA e ci dice che la scelta migliore per il futuro proprio dell'azienda LTA e la qualità dell'acqua. Sentiamo. Siamo col sindaco di San Michele Tagliamento, Pasqualino Codognotto. Senta, signor sindaco, lei fa parte della commissione dell'LTA Acque che sta tentando la fusione con il Friuli Venezia Giulia e in modo particolare col Pordenonese. A che punto stanno le cose e secondo lei si arriva a questa fusione? Allora, devo precisare, io sono stato incaricato insieme a altri tre sindaci del Veneto e altrettanti poi friulani, per trovare la soluzione migliore, per far sì che la nostra società prima, ma anche l'ambito, abbia un futuro. Questo è, quindi le strade sono diverse, le stiamo valutando tutte, anche naturalmente quella forse più naturale, ma non è detto che sia solo quella. Significa o aggregarsi con Pordenonese, come diceva giustamente lei, oppure pensare alla provincia di Venezia, quindi Veritas, oppure ancora verso il Trevigiano. Ci stiamo pensando, ci stiamo ragionando con i sindaci delegati, dopo riporteremo tutto all'assemblea dei rispettivi ambiti. Però, secondo lei, noi siamo già con il Friuli Venezia Giulia perché prendiamo l'acqua dalle torrate. Andare con Veritas vorrebbe dire portare l'acqua depurata dai fiumi. Ma diciamo adesso il dato tecnico va sempre visto bene, non si può parlare così. Il tema vero è quale futuro migliore per questo territorio? Dato che abbiamo una scadenza molto ravvicinata per quanto riguarda l'interregionalità con il Friuli, quindi dobbiamo fare una scelta. Dobbiamo fare la scelta migliore che è in riferimento alla governance di questo territorio. Ricordiamoci che insomma, Bibione, Portoguaro, solo per citare Sanstino ed altri, solo per citare i paesi più grossi, gravitano tutto sull'attuale LTA. Quindi sull'ambito interregionale dobbiamo darci, come dicevo prima, un futuro serio e quindi valutare in maniera molto approfondita ogni possibilità.
È certo, come dice giustamente lei, che la qualità delle acque gioca un ruolo, gioca un peso. Un errore che poteva costargli caro un movimento improvviso e la lama affilata finisce sulla mano squarciandola. È quanto accaduto ad un uomo di 70 anni, residente in territorio di Concordia Sagittaria in via Cavannella. La dinamica dell'episodio è ancora da ricostruire con precisione. Fatto sta che ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che si tratti di un incidente domestico banale quanto pericoloso. Ad un certo punto l'uomo si è tagliato con una motosega con cui stava eseguendo dei lavori in casa, probabilmente nel cortile dell'abitazione. Subito è scattato l'allarme, sul posto si sono portati i mezzi del 118, il settantenne è stato così sottoposto alle cure del caso, dopodiché si è deciso per il trasferimento al reparto di chirurgia della mano all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni comunque non sarebbero troppo gravi, ci sarà da attendere gli esiti dell'intervento per avere un quadro definitivo della situazione. Rimaniamo ancora nel Veneto orientale, questa volta ai nostri microfoni il vice governatore Forcolin, il quale ci parla di puntare sui fondi europei. Sentiamo. Assessore, effetto della crisi economica che perdura, effetto anche dei tagli che arrivano da Roma, un bilancio blindato per la parte essenziale con un margine di manovra molto risicato per gli assessori e per la Giunta. Beh, un bilancio insomma, che ha visto nell'ultimo quinquennio dimezzarsi quella che è l'entrata a libera destinazione. Abbiamo visto che siamo passati da oltre 1,6 miliardi a 928 milioni. 928 milioni sono tutte le risorse per tenere in piedi appunto il bilancio regionale, ma anche di poste fisse, come si diceva, quindi il pagamento dei dipendenti, il pagamento del capitale e interessi dei mutui, il pagamento delle spese di funzionamento degli enti strumentali, il riparto della quota sanitaria. Ci sono cifre che sono assolutamente blindate e di fatto per la politica regionale il margine si è ridotto a 51 milioni, che se pensiamo bene una giunta di 10 assessori ha una media di 5 milioni per fare una politica regionale, quindi è davvero poca cosa. Però rispetto a questo abbiamo voluto mantenere i servizi e quelle capillarità, insomma gli impegni del DEF e delle leggi di bilancio del presidente Zaia che si è presentato ai veneti, quindi quelle le abbiamo mantenute tutte. E un tema importante e fondamentale è quello della copartecipazione invece ai fondi europei, perché su questa quota vogliamo investire per l'effetto volano che questa ci dà. Ricordo che con 430 milioni di quota di partecipazione nel periodo 2014-2020, quindi 430 milioni che mette la regione, si possono sviluppare linee di programmazione per oltre 2 miliardi e 200 milioni. Questo vorrà dire creare anche programmazione, investimento per le aziende appunto che hanno interesse di attingere appunto a questi fondi, che devono essere assolutamente spesi bene. E qua mi ovviamente riallaccio ai colleghi Caner per il turismo, alle linee della formazione piuttosto che alle linee dell'impresa con il collega Marcato, o dell'agricoltura alle nostre imprese del collega Pan. Tagli all'interno di questo bilancio? Tagli all'interno del bilancio sono stati dei tagli sulle spese che non riteniamo comunque magari necessarie, anche se ormai è da diversi anni che le spese sono tutte necessarie, il barile, come si suol dire, è già raschiato. Cerchiamo in qualche maniera di far fronte alle richieste, ovviamente con questo tipo di opportunità come ho evidenziato, e tenendo conto che appunto, come diceva il Presidente, noi non abbiamo toccato di un centesimo l'imposizione fiscale e tributaria ai veneti. Avevamo l'opportunità di farlo per oltre 1,1 miliardi, questo non è stato fatto, e anche questo è un elemento per creare volano economia nelle tasche degli stessi veneti, che non debbono esborsarli sotto forma di tributi o balzelli vari, ma che possono tenerli nelle proprie economie, nei propri risparmi, per far girare l'economia veneta. Nei 51 milioni ci sono delle spese prioritarie? Ci sono delle spese prioritarie, assolutamente sì, penso solo alla collega Lanzarin, a tutte le spese del sociale. Il sociale è l'elemento più cardine, possiamo dire, del bilancio regionale in questo momento, quindi non possiamo non assistere, non affiancare il lavoro egregio che stanno facendo i comuni, i sindaci, gli enti locali, ma anche le associazioni di volontariato e tutte quelle centinaia, migliaia di persone che ogni giorno si dedicano a chi ha più bisogno di noi, assolutamente in modo gratuito. A questi dobbiamo dare il nostro sostegno, e quindi su questi temi non terremo sicuramente le barricate per non toccare il bilancio, che già è esiguo ma deve avere questa sensibilità. C'è un capitolo che è sempre doloroso in Veneto, che è quello del
del rischio idrogeologico, ci sono fondi a destinazione per? Sì, abbiamo messo 20 milioni di euro come spese di investimento, quindi attraverso l'indebitamento, e qua il collega Bottacin, che si occupa di ambiente e di territorio, ha sicuramente una partita importante. Sappiamo che è poca cosa, perché 20 milioni in un anno come questo, che ricorda il 50° anniversario per esempio dell'alluvione del 66, mette un po' i brividi, è chiaro, però attraverso questo tavolo e la sensibilizzazione con la quale sui tavoli romani il collega Bottacin e il presidente Zaia sta bussando, speriamo di ottenere anche quella copartecipazione e quei finanziamenti che ci permettono di fare anche degli interventi strutturali e non sempre emergenziali o a rincorrere appunto l'emergenza. Il tema è prevenire. E a Jesolo si registra un boom di sale da gioco, per cui il comune corre ai ripari. Vediamo. Boom di sale slot a Jesolo, le sale gioco continuano ad aprire senza sosta. Il fenomeno sta investendo la città e non sfugge al comune, i cui tecnici stanno studiando un provvedimento ad hoc per contenere la diffusione dell'azzardo. Solo pochi giorni ha aperto i battenti di un nuovo spazio in Via Verdi, gestito da imprenditori cinesi. Per il litorale rappresenta una novità assoluta. Ma ormai i padiglioni con decine di slot machine all'interno sono stati aperti non solo a Lido, ma in ogni dove, perfino nel cuore di Jesolo Paese, vicino a normali negozi. Senza dimenticare i tanti bar con macchinette posizionate all'interno. Certe aree sembrano piccole Las Vegas. Per questo l'assessorato alle politiche sociali sta monitorando attentamente la situazione, tanto più che il rischio elevato di perdita di denaro, le vincite indipendenti delle abilità del giocatore non sembrano più essere deterrenti sufficienti per i giocatori. E il rischio alla fine diventa patologia, trasformando il gioco in ludopatia. Tra le soluzioni al vaglio c'è quella di obbligare le varie sale da gioco a dotarsi di vetri trasparenti per rendere visibili i giocatori e creare così un possibile deterrente, poiché i giocatori in genere scelgono ambienti che diano garanzie di privacy. Sono anni che monitoriamo questa situazione, ha spiegato l'assessore alle politiche sociali, Roberto Rugolotto. Non siamo di fronte ad un allarme rosso, ma il fenomeno è certamente preoccupante. Per questo due anni fa abbiamo organizzato un convegno sul tema, mentre recentemente abbiamo aderito al protocollo d'intesa promosso dalla prefettura, che stabilisce orari e vieta la presenza delle sale in luoghi sensibili. Ora, seguendo le linee della conferenza dei sindaci, stiamo studiando un ulteriore provvedimento per regolamentare ulteriormente l'attività di questi esercizi. Non è facile, perché spesso i gestori ricorrono al TAR, che è quello che vogliamo evitare. Il comune di San Michele a Tagliamento ha indetto un bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I richiedenti, tra gli altri requisiti, devono essere in possesso di cittadinanza italiana e di uno stato o di uno stato europeo, residenza anagrafica o lavorativa in città, non devono essere proprietari o usufruttari di altro alloggio. Le domande dovranno essere presentate al comune, corredate dai documenti previsti, entro le ore 12 del 16 novembre 2016 per i residenti in Italia, entro le ore 12 del 1 dicembre 2016 per i residenti all'estero. E adesso ci spostiamo ad Oderso, ai nostri microfoni Laura Adamo, la quale dice: nessun impegno per il progetto della palestra. Sentiamo. Siamo con Laura Adamo, capogruppo di Oderso Sicura. Senta, signora Adamo, parliamo di un problema di Oderso, la palestra Pala Malteo. Lei ne parlava anche in campagna elettorale, se non ricordo male. A che punto stanno le cose oggi per la realizzazione o per la messa a punto di questa palestra? Sì, durante la campagna elettorale tutte le forze politiche avevano promesso ai cittadini di realizzare una palestra con dimensioni regolari per svolgere campionati internazionali, per fare la tribuna per il pubblico, solo che dopo le elezioni l'amministrazione vincitrice, quella leghista, non garantisce più questa opera, perché nell'ultimo consiglio comunale la sindaca Maria Scardellato ha portato il documento di mandato elettorale, e in questo si evince che l'amministrazione studierà
e non realizzerà immediatamente, ma studierà la possibilità di finanziare una realizzazione di questo tipo. Oderzo Sicura, cioè le liste civiche della precedente amministrazione, avevano anche già previsto come finanziare questa opera, che ci sembra proprio un'occasione persa, anche perché si pensava di farla partire dal 2016 e completarla nel 2017. Infatti avevamo individuato lo spazio vicino alla palestra attuale della scuola media Francesco Amalteo e il finanziamento era composto in questi termini: 402.000 euro provenienti dalla ristrutturazione antisismica dell'attuale palestra. Poi 250.000 euro si andava ad attingerli dall'avanzo di bilancio all'interno del patto di stabilità 2016 e naturalmente questo comportava di portare in consiglio comunale le variazioni inerenti al piano delle opere triennali, le variazioni al bilancio per concludere poi il saldo e quindi completare l'opera andando ad attingere nell'esercizio 2017 dall'avanzo di amministrazione. Avevamo conteggiato circa 800.000 euro di spesa perché l'ufficio tecnico aveva preventivato proprio questa cifra. Quindi ci sembra veramente che l'amministrazione abbia perso l'opportunità di andare incontro alle esigenze non soltanto degli studenti ma anche degli atleti e di tutte le società sportive che a Oderzo hanno la necessità e ci hanno veramente sollecitato per realizzare questo tipo di impianto sportivo. L'attuale palestra quindi potrebbe essere utilizzata o per le società sportive oppure demolita. E ora è il momento dello sport, andiamo a Motta di Livenza, la pallavolo si prepara per il derby, sentiamo. Domenica scorsa una buona prestazione dei nostri in quelli di Trepaseri, vittoria fondamentale per l'umore dei ragazzi e per la classifica. Però adesso si aspetta subito il derby con Treviso, comunque non abbiamo fatto nulla, dobbiamo continuare su questo passo. Motta quest'anno ha visto, diciamo, contro ogni pronostico, abbiamo la testa della classifica. E dunque come lo spieghi? Ma diciamo che in questo nuovo campionato non sappiamo veramente i valori quali siano. Dunque noi stiamo lavorando bene e non guardiamo alla testa o al fondo. Non ci siamo posti nessun risultato o nessuna aspettativa. Stiamo solo lavorando in maniera positiva e di crescita per questi ragazzi. Alla fine vedremo quanto bravi siamo stati e dove ci collocheremo. Non abbiamo fatto nulla, però meglio star là che in giù. Quest'anno avete avuto circa 40 iscritti in più alla pallavolo. Da cosa lo devi questo risultato? Ma lo dobbiamo soprattutto al nostro movimento e alla nostra società che si sta muovendo nella maniera giusta e sta lavorando nella maniera giusta. E stiamo lavorando bene nelle scuole, negli asili, stiamo promuovendo il lavoro come si deve e tutti si vedono, perché i ragazzi e lo staff e tutti quelli che lavorano per pallavolo Motta stanno facendo un ottimo lavoro. E adesso un nuovo scatto dal territorio nella rassegna fotoreporter e scatti dal territorio a cura di Vinicio Scortegagna. Bene, gentili telespettatori, termina qui l'informazione per quanto riguarda il Veneto orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del notiziario.